Le stragi di quella torbida stagione repubblicana reclamano giustizia, aveva detto il 9 maggio in occasione della giornata per le vittime delle mafie il Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella oggi era a Firenze per partecipare a un evento organizzato dalla Corte d'Appello per ricordare, tra le stragi, quella nella quale la mafia tentò di ricattare lo Stato colpendolo al cuore del suo patrimonio artistico. Presenti alla cerimonia, insieme alle più alte cariche giudiziarie dello Stato, dalla Presidente della Corte Costituzionale a quella della Cassazione, c'erano i familiari delle vittime. Io sono la sorella di Angela Fiumi e la zia di Nadia Caterina. Che hanno ringraziato commossi il Presidente per quelle parole. È stato bello, queste parole ci hanno commosso. Grazie Presidente. Insieme a loro, parte dell'associazione, anche alcuni sopravvissuti che nel 93 abitavano sul luogo dell'esplosione. Ci teniamo tantissimo, sotto il cuore. Grazie. Sono passati 30 anni dalla strage dei Georgofili, ma il tempo non è trascorso invano, ha detto il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, lodando il lavoro dei magistrati fiorentini che condussero l'inchiesta che ha portato ai primi ergastoli tra ideatori e esecutori della strage. Alessandro Crini e Giuseppe Nicolosi, che con Chelazzi e Vigna fecero parte di quel pool, erano presenti a rappresentare quel lavoro. Il futuro è nelle mani di chi ci sta ancora lavorando, insomma, noi direi che siamo orgogliosi del nostro risultato, ecco, questo è il senso della nostra presenza oggi qui. In questi giorni c'è stato molto revisionismo, una forma di revisionismo che un po' ci ha colpito. Le basi solide, solidissime di questo lavoro che viene fatto anche attualmente dai colleghi della Procura di Firenze, poggia sul lavoro che è stato fatto in passato.